La Banca Montepruno ha partecipato a una giornata di studio molto importante alla Pontificia Università Urbaniana. L'Istituto di Credito Salernitano è intervenuto con la presenza del vicepresidente Antonio Ciniello e il direttore Michele Albanese. L'evento, nella Città del Vaticano, è stato sul tema organizzare la speranza, costruire il futuro delle imprese italiane nel segno dell'eccellenza, della sostenibilità e della responsabilità in nome di una economia nuova, inclusiva e digitale, ripartendo quindi dalla persona, dai valori, promuovendo la cultura della vita, riallineando cuore e cervello, azione e passione, visione strategica e impegno quotidiano. La giornata è cominciata con la Santa Messa nella Cappella Universitaria per ricordare le vittime dell'amianto e della sicurezza sul lavoro. L'apertura dei lavori, moderati e introdotti da Massimo Lucidi, presidente della Fondazione Innovation, sono iniziati con i saluti di padre Leonardo Sileo, rettore della Pontificia Università. Hanno poi introdotto numerosi interventi relazionati sugli scenari in nome della sostenibilità sociale, ambientale, economica e istituzionale, importanti protagonisti del mondo economico e religioso nazionale. Poi si sono alternati sul palco numerosi relatori che si sono confrontati in un dibattito sul tema gli ambiti connessi, la società stratificata, quali punti luce. Nella seconda fase dell'evento, nel momento che riguardava i temi dei casi aziendali e le voci del territorio, è intervenuto il direttore generale della BCC Montepruno Michele Albanese, che nella sua relazione, tra le numerose azioni di sostenibilità messe in campo dalla banca, ha ricordato tra le altre cose l'installazione presso la sede di Sant'Arsenio di un impianto fotovoltaico molto importante e ancora l'installazione nella medesima sede di una colonnina per ricaricare le auto elettriche, la creazione di un plafond di 10 milioni di euro per favorire la transizione ecologica delle abitazioni dei soci della Montepruno e infine l'idea di costruire una comunità energetica etica. Questi alcuni dei punti toccati da Michele Albanese. I lavori sono conclusi con l'intervento e le riflessioni del presidente della Fondazione Innovation, Massimo Lucidi, il quale, in conclusione, ha voluto, tra l'altro, riconoscere personalmente al direttore generale Michele Albanese un attestato di partecipazione e responsabilità sociale a studiare insieme il futuro nel segno della competenza, del merito e del talento, oltre che della responsabilità sociale.